Verso mezzogiorno lasciamo il porto di Gibilterra. Siamo entrati nello stretto. Il mare appare così calmo che si fa fatica a pensare alla dinamicità enorme delle correnti qui sotto. In superficie, una corrente porta dall'Atlantico nel Mediterraneo 1 milione di metri cubi d'acqua al secondo, mentre sul fondale, a 300-900 metri di profondità, un flusso di pesante acqua salina si muove in senso contrario. Lo stretto di Gibilterra è lungo circa 60 km e la sua larghezza massima è di 44 km. Ma qui, nel punto più stretto, all'altezza di Capo Gibilterra, sono solo 14 km da una sponda all'altra. Il traffico navale qui è veramente notevole. Ogni giorno passano circa 300 navi mercantili in questo unico passaggio che unisce il Mar Nero, il Mediterraneo e l'Atlantico. Il limite di velocità massima nello stretto è di 13 nodi, a tutela dei mammiferi marini che popolano queste acque. Usciti dallo stretto, entriamo nell'Oceano Atlantico. Il mare è calmo, appena un po' increspato, ma pian piano incominciamo a sentire le onde di mare lungo. Teniamo la rotta di 243 gradi sud-ovest e seguiamo il sole che tramonta.